Godo come un riccio. Godo, 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 godo. Ragazzi, sono uscito l'Inter. È uscito. È uscito. Godo come un riccio. Godo come un riccio. Ragazzi, ragazzi, interisti, voglio tutti che mi rispondete sotto i commenti. Non mi interessa niente. Dove siete ora? Godo come un riccio. Godo come un riccio. Godo, godo. Oh là là. Là, ragazzi, interisti, non vi sento. Non vi sento chiacchierare, zitti. Oh, bello, 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 bello. Anche quest'anno si ripete? No, scusate, il quadripete, perché perdete Serie A, Coppa Italia. Nella quelli che non ci siete, quindi pure, beh, non avete perso, ripete. Champions League, Coppa Italia e Serie A. Tutte e tre perdete. Raga, ricordate una cosa. Parlo con gli interisti. Scrivete sotto nei commenti se state godendo come dei ricci. Come dei ricci rossoneri o juventini, quello che siete, ma godete. Godete, godete, godete. Che Dio se la terra sempre con noi, parlo con i milanisti. Godete, godete. Oggi siamo tutti uniti, tranne l'Inter. L'Inter è l'unica squadra che ha fatto schifo in Europa. Complimenti, complimenti. E poi vedo su YouTube, youtuber degli interisti, siamo l'unica squadra a Milano quando vincono contro il Bologna. Shakhtar Donetsk era, non era Real Madrid. Ah no, scusate, Real Madrid pure ha vinto. Voi avete perso. Caccole. Sono solo delle piccole, misere caccole. Fate schifo voi, vostro Lukaku. Dai, ora vendete quello schifo di allenatore. Prendete uno più schifoso e andate direttamente in Serie B, dai. Che già mi avete rotto tanto stare qua in Serie A. Non è posto per voi. Raga, comunque, come state? Spero bene. Un po' iniziano le vacanze di Natale. Ah sì. Questo è il primo regalo di Natale. Thank you, Inter. Thank you. Primo regalo di Natale. Grazie, Inter. Grazie, grazie, grazie. Fuori a dicembre! Ma non riesco, non riuscite a superare. Io parlo sempre con i vostri interisti. Non riuscite a superare i gironi. Cioè. Poi quest'anno era anche un po'. Informazioni, ma potevate giocare contro lo Shakhtar Donetsk. Lukaku, Martinez, Hakimi, Barella, vabbè, purtroppo fate schifo. Cronaca. Raga, purtroppo fanno schifo. Io godo, io godo, io godo. Mamma mia, quando l'Inter, quanto sono felice, oh, quando esce. Raga, l'anno scorso col Ballon. Ora arriveranno sotto nei commenti io tutti gli interisti con cui parlerò. Eh sì, ma ci mancava quello. Eh sì, ma ho segnato il fuorigioco. Anzi, qua non ci sono gol, quindi non posso dirlo. L'anno scorso col Barça, sì. Eh sì, ma quello era. Abbiamo fatto 2000 tiri. Quello ha parato. Il portiere dello Shakhtar era Spider-Man, raga. Raga. Cari interisti, siete solo tanto, ma tanto scarsi. Il prossimo derby, questo è finito 2-1 per miracolo di Dio. Ma se in derby ne facciamo 4. Così state zitto, quest'anno è fallimento, come dico già. Invece noi ce la godiamo. Passiamo il turno di Europa League e poi siamo anche primi in classifica. Cari interisti, non vi sento. Fate schifo, fate schifo, fate schifo. Ora non vi dovete più. Non dovete più essere, non dovete più uscire di casa. Perché vi dovete vergognare a guardarvi in faccia. Tutti i giocatori dell'Inter, più tutti i vostri, dovete guardare in faccia, dovete sputarvi in faccia. Perché fate schifo. Io ingiustamente godo perché sono milanista, quindi spero ogni santo anno, quando esce il girone Champions di Europa League, dove siete voi, di uscire. Comunque, vi ripeto, le competizioni europee non fanno per voi. Sì, io lo direi tutti i momenti. Eh sì, tu facile a parlare. Il Milan non è una competizione, non è nella Champions per più di 10 anni. Sì, è vero. Però. Cioè, almeno siamo agli ottavi di Europa League. Ricorda, se vinciamo l'Europa League, andiamo in Champions. Se riusciamo ad arrivare al quarto posto, arriviamo in Champions. Quest'anno siamo al quarto posto, forse, quando ho capito. Quindi. Ci possiamo arrivare. E comunque un'altra cosa. Stessa cosa, non è che c'ho tanto da diverso questa partita. Ho da dire che fate schifo. Ho da dire che fate schifo. Raga, allora, è questo.
solito. Fa schifo. Io consiglio. Sì, è tradizione, ma. Che cazzo. Ok, ragazzi, se è tradizione, ti fate l'Inter. Ma posso dire una cosa, cari interisti. Mi dispiace anche per voi, perché seriamente io. Non voglio che soffrite. Sto scherzando, niente, dovete soffrire. Vabbè, dai, scherzo. Se c'è qualche mio fan interista, glielo dico. Mi dispiace, però. Penso che ormai siete abituati dopo più di 10 anni che uscite sempre. Cioè, ormai. Ormai. Che cavolo. Ci andate a fare in Champions se uscite dei gironi per 3 anni di seguito? Non ha senso, raga. Non ha senso. Uscite, dite proprio no. Andiamo a partecipare all'Europa League, magari quella la vinciamo. Sì, ciao, domani. Non è una cosa, avete fatto un percorso per spettacolare, ma proprio spettacolare, che siete arrivati in finale, io ho detto, ah, questi qua la vincono, cioè, no, io questo, non la capisco, avete più o meno la squadra dell'anno scorso, anzi, più rinforzata perché avete preso Hakimi, avete preso altri giocatori forti, l'anno scorso, con la squadra dell'anno scorso, l'Inter, in Europa League, in semifinale, è riuscita a battere 5-0 lo Shakhtar Donetsk, ora, che doveva giocarsi il passaggio del turno contro il Real, che comunque ha vinto 2-0. 2-0. Non siete riusciti a fargli un gol. Ma io penso. Ma. Penso che godo. Comunque, non lo so. Non mi capisco. Cioè, dai, il DNA ha un deficit mentale. Che problemi avete? Ma dai, ma che problemi avete? Avete il problema che siete scarsi, ecco ragazzi, ve lo dico subito. Avete il problema che siete scarsi, voi interisti. Siete scarsi, solo tanto scarsi. Vabbè, raga, capita. Vabbè, comunque l'anno scorso avete vinto Europa League. Tra due Lukaku? Ah no, ha sbattuto porta, scusate. Scusate, no, adesso che sta guardando il video, so che sta dicendo. Ma questo qua ci devo prendere in giro. No, spero che avete vinto tra due. Non me l'ero completamente ricordato. Ma proprio per niente. Ma proprio per niente, ragazzi. Niente. Per niente. Complimenti anche a Lukaku che gioca da Dio. Ironico. Fa schifo. Ma Lukaku comunque è un calciatore forte, quindi lo rispetto. Non sono ironico, lo dico veramente. Ma mi spiace, raga. Lukaku può essere forte quanto vuole, ma di Dio ce n'è solo. Ricordati, Lukaku, dici, Lukaku è il re di Milano. Milano non ha mai avuto un re, ha un Dio. E chiudo qua la parentesi dell'Inter, nello stesso video parlerò del Real. Ma chiudo qua. Chiudo qua. Chiudo qua. Fate schifo. Fate tanto schifo. Raga, fate schifo. Cari interisti, fate schifo. 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 Schi, 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 schi,
Fate solo schifo. Se siete qualcuno interessato, iscrivetevi pure, che vi devo dire. Poi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, raga, ma se siete interessati, iscrivetevi pure, prendetela con ride, perché comunque lo sfottone esiste sempre nel caso, raga. Scherzo. Scherzo, ma quando voi meritate, vi meritate, e quando noi ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. Tipo 2 anni fa, mi sembra. Sì, 2 stagioni fa. Quando siamo usciti con l'Olimpia, con l'Europa League, là, raga, ci meritavamo talmente tanti sfottò che, guarda, cioè io sarei stato contento se qualcuno avrebbe fatto un video sul Milan, come sto facendo io, l'hanno fatto anche qualche persona. Non lo so, ragazzi, non niente, scherzo, scusate, ma era comunque normale, se sei milanista, godere per una sconfitta dell'Inter, se sei interista, godere per una sconfitta o dalla Juve o del Milan, se sei stato dal Milan o dall'Inter. Quindi, ragazzi,
Niente. Questo era il mio video felicità. Molto felice. Appena ho visto il risultato, ho detto no, ci devo fare un video. No, no, no. Perché ero là che mi hanno messo che distruggevo fazzoletti dello Scottex. Ma li prendevo e. Ancora sono troppo emozionato. Sto distruggendo questo ombrello. Calmati. Allora. Ma vaffa. Sono troppo felice, troppo. Cavolo, che se tu uscivi. Troppo felice. Troppo felice. Troppo felice. Troppo felice. Troppo felice. Troppo felice. Troppo. Anche il tempo avete perso. Una squadra al bacio siete. Fate schifo, ricordatevelo. I vostri giocatori. Lukaku, guarda in faccia Lautaro. Lautaro, guarda in faccia Lukaku. Ci devono sputare in tutte e due. E chiudo qua. Milan non ha un re. Ha un dio. Alla prossima.